praticamente in 5 diversi anni, cioè dal 1908 fino al 1909, la prima volta. Dopo è ritornato presidente dal 1910 al 1913. Dopo dal 17 al 19, dal 21 al 23, dal 24 al 25. Quindi come fondatore lui non è stato il presidente, il primo presidente, però è una persona che ci sta riempiendo di gioia, anche se, come sappiamo, la sua vita era terminata in una maniera un po' tragica, diciamo. Esattamente, un po' tragica, no? Perché poi la fine di quest'uomo che si suicida per tanti motivi, probabilmente anche. Vabbè, poi è una cosa, non ci dimentichiamo che Hans Gamper, ribattezzato Joan Gamper in catalano, era protestante. Infatti, lui aderì alla Chiesa Evangelica Svizzera, che si trovava nel distretto di Saria San Gervasi, appunto, dove. Poi la ferrovia che tu hai ricordato, no? Poi Sì, esatto. guarda caso insomma, in questa cosa che racconta la nipote, e lui dice che ci dà questa notizia che nel 1898 lui è andato a Barcellona per visitare lo zio Emili Gaisert, Sì, esatto. che viveva lì. È andato a visitare lo zio, giustamente, Esatto, vedi i e dopo casi sai. della vita, Hai Sergio. visto com'è, Eh? da che cosa sorge un'altra? Esattamente. Esatto, dopo praticamente è rimasto giù con quello che abbiamo già detto, Sì. con la fondazione È di importante Barcellona. perché il fatto di poi diventa presidente, importante anche Sergio il fatto che lui, il suo nome viene, diciamo, unito a quello di un mito del barcellonismo, della storia del Barça, che è Paulino Alcantara, e che proprio il Leo qualche anno fa ha superato il record. Paulino Alcantara. Alcantara, scusa, che appunto sarebbe addirittura il miglior marcatore di ogni epoca del Barça, ma ha superato da Leo Messi, che è lui Esatto. in questo momento, però l'ha acquistato lui, insomma. Bon, proprio oggi anche sul Mondo Deportivo c'è un Sì, bell'articolo l'ho che visto. parlava, l'hai visto anche te, di questo, praticamente la pagina del lettore, scrittore, Sì. socio 15.885, è dominato Xavier Bosch, se mi ricordo bene il nome, Sì. che appunto scriveva che Hans Gamper in 48 partite ha segnato ben 118 gol con la maglia di Barcellona. 118 gol, Quindi, esatto. però. Vedi Pietro? Pochi, Senti 118, Pietro, mamma questo mia. significa per l'ennesima volta che il Barça è un'entità catalana, ma è, come diciamo la settimana scorsa, un'entità internazionale, proprio per Internazionale, la sua esattamente. fondazione, la presenza appunto di tanti europei che poi insieme ai catalani hanno fondato questo grande club. E tu sai una cosa, Massi, pure in Argentina Sì. la maggioranza dei club sono stati fondati dagli inglesi o da persone Certo. così, non erano fondati da persone del Del posto. posto, da persone del posto. E quindi Pietro, dicevo, quindi questa qua ci dà anche un piccolo d'orgoglio a noi, insomma, che viviamo questa nostra passione all'estero e non in Catalogna. Giusto. Tu come la vivi questa cosa di Gamper, della fondazione del Barça, vista, diciamo, dall'Italia? I camper, diciamo, io le so poco, diciamo, non le so molto. Però, Sì, insomma, non lo so. sei presidente di una penna estera, siamo degli ambasciatori e quindi, insomma, rappresentiamo un po' le orme del Gamper. Certo, poi i svizzeri lo sentono molto suo, no, Sergio? Sì, per noi è un piccolo orgoglio quando diciamo. Siamo svizzeri, il fondatore del Barcellona, perché non è, il presidente è stato dopo, ma il fondatore del club è stato uno svizzero. Sai, è bello da dire, no? È come se tu dicessi, come quando tu, come Romano dice, è Papa in Italia. Certo. Quindi,
c'è quel motivo di orgoglio particolare, diciamo, che fa piacere averlo. Anche perché, come dicevamo, la vita di Gamper è stata positiva all'inizio, dopodiché ci sono stati anche momenti tragici come presidente, perché quando c'era la dittatura nel 1925 di Primo de Rivera, Sì. praticamente Gamper ha dovuto esiliare, quasi quasi il club scompariva, quasi quasi il club scompariva, perché quando c'era praticamente l'incontro un incontro, una partita, e c'era stata invitata la banda britannica a suonare, Sì, e questi hanno suonato l'inno spagnolo. Suonano esattamente. l'inno spagnolo, Alle Scorze. esatto, i separatisti, perché nel 1925 c'erano già i separatisti. Cosa è successo? Praticamente il dittatore, che si è sentito offeso, Perché tanto Le voleva Scorze ha far fischiato la scomparire. marcia reale. Esatto, volevano, sì, giusto, la marcia reale, non l'inno, sì, l'inno Sì, che è spagnolo, la l'inno marcia spagnolo, reale. certo. Esatto. E fischiandolo si è talmente offeso che voleva far scomparire il club. Chiuse Le Scorze e voleva far chiudere anche il Barça, e che alla fine trovarono l'accordo che il povero Gamper andava in esilio praticamente. Esatto. E Gamper è andato in esilio, è tornato praticamente in Svizzera. Mentre quando suonarono il God Save the Queen, che all'epoca era il God Save the King, perché c'era un re nel 25 in Inghilterra, tutti i catalani applaudivano e festeggiavano l'inno inglese, invece fischiavano l'inno spagnolo. Esatto, ed è stato molto offensivo per il dittatore. Esattamente, E l'unica soluzione è stata quella che Gamper è dovuto partire. espulso dalla Spagna, tornò in Svizzera, dove si Esatto. uccise poi nel 30 luglio del 1930. Esatto. Ma penso che adesso il suicidio, penso che era a Barcellona. Penso che dopo sia potuto ritornare in Sì? Spagna Ah, e si è ok. suicidato in Spagna. Questo è un dettaglio che dovrò studiare, perché il 30 luglio del 1930, appunto, il barcellonismo ha ricevuto la peggiore notizia che poteva ricevere, che era la morte di Asghar, perché si era tolto la vita per problemi personali. Però credo che sia avvenuto in Spagna. Va bene, poi Vediamo la se trovo settimana qualche. prossima daremo conto di questo. Senti Pietro, entrando nell'attualità, e anche questa sera, insomma, un bel risultato, un grande Barça, anche con insomma, le riserve, Con i con supplenti. i supplenti, no, con i supplì, ma con i supplenti, e che Bella idea, prova stasera. bella prova, che idea ti sei fatto da domenica oggi, insomma, sei contento per tutti e due i risultati? Sì, devo dire che sono stati, a parte il furto, sono stati due grandi risultati. E che ti aspetti? Chi secondo te potrebbe martedì uscire dal sorteggio? Sappiamo che potrebbe anche avvenire il Real Madrid, perché il sorteggio è libero, ma potrebbe anche avvenire il Lleida, che in un derby catalano che ha fatto fuori la Real Sociedad. Speriamo la squadra più debole, però tanto alla fine per vincere qualcosa bisogna in pratica battere tutti. Quindi. Certo, intanto vi do una notizia: l'Athletic Bilbao è stato eliminato dal Formentera, che ha vinto 1-0 al Samamés, ragazzi. Il Cuco Zicanda Allora rischia la panchina. speriamo in bene che becchiamo il Formentera, che ci andiamo a fare una settimana nelle isole Baleari. Speriamo anche che Ottima siano idea, direi. avvelenati domenica contro il Real Madrid, i leoni baschi. Esatto. E quindi vabbè, vedremo. Senti Sergio, invece per quanto riguarda insomma questo momento del Barça, si parla molto di un Titi che sta facendo prestazioni fenomenali.
Ma Jordi Alba tornato Prieto. e anche Semedo, ma Jordi Alba che su quella fascia non ha più rivali, che è tornato un po' quello del Pep e quello del Tito, ne vogliamo parlare? Parliamone veramente, perché si è visto chiaramente che Jordi Alba, probabilmente anche con la dieta che ha detto che ha fatto, praticamente non più bibite gassate e non più fast food, magari anche la fidanzata che aspetta un bambino, quindi la testa un pochino più a Certo. posto, però si è aperto veramente e lo ripeto chiaramente, senza Neymar sulla fascia, ha molti più spazi e sono contento così. Sono d'accordo. Pietro, invece a te ti sta entusiasmando Semedo, dicevi? Sì, a me piace molto come difensore. Ma secondo te chi Sta ha crescendo e mi piace molto. Sbagliato domenica sul gol del Valencia? Semedo o Rakitic? Semedo. Secondo me si fa scappare via anche verbale, si fa scappare via l'uomo. Sì, quello sicuro sul cross, però in quell'azione della sovrapposizione, dicevo. Chi è secondo te? Più Vabbè, Rakitic forse che non ha seguito o Semedo che ha allora, attaccato forse l'uomo? Semedo. Più Semedo, più Semedo, Secondo sì. me in quell'occasione lì Semedo magari si è distratto un attimo no, può succedere. Doveva chiuderle l'angolo del tiro. Senti, Sergio, invece per quanto riguarda Suarez, che è stato anche un po' il dibattito d'inizio della trasmissione, lo vedi un po' appesantito, lo vedi differente, è un problema solo di gol o c'è altro secondo te? Oppure E per dobbiamo me è un solamente problema di gol. Per aspettare? me è un problema di gol e ogni volta che sbaglia diventa più nervoso e non riesce a concretizzare. Lui, secondo me, bisognerebbe, tra virgolette, lavorarlo sul mentale, nel senso fargli capire che lui è fondamentale, perché si innervosisce troppo in campo. Dopo speriamo bene Sì, che adesso ed la è butti anche molto dentro. lento. Ma non è, secondo me non è lento, però si fa sempre prendere in fuorigioco. Un giocatore come lui potrebbe partire 30 centimetri indietro, che la partita di domenica almeno 3 volte poteva partire in posizione ideale, secondo me. Dopo, ma sai, quando non vengono i gol, Io quando lo trovo anche un po' hai. macchinoso. Sì, dici? Sì, in effetti un po' macchinoso è Rispetto vero, all'anno ma meno male se. scorso. Ma è sempre stato un po' così, no? Non siete d'accordo? Ma no, ma No, io. beh, Vai, Pietro, io vai. dico tempo al tempo. beh, io. E poi secondo me avrebbe anche bisogno di un attimo di qualche partita di riposo, diciamo, per anche secondo me il ginocchio, secondo me lo blocca molto. Sì, è vera, ha ragione Piero su questo. Il menisco, Sì, lui ha quello rischiato è vero. l'operazione, non l'ha voluta fare, ci opererà dopo il mondiale. Eh sì, no, inoltre è la persona Quello è che vero. più va per terra, è sempre. Il A cacciatore che me, più va per terra. secondo me quello lo blocca molto. A me domenica mi ha colpito, però molto in positivo, Vermaelen, perché è un giocatore che gioca da quasi 500 giorni e quando ha giocato alla Trotta si è fatto subito di nuovo male. Domenica bisogna dire che non ha giocato male, anzi ha giocato secondo me molto bene. Dopo l'errore ci può stare sul gol, che lì hanno sbagliato un po' tutti, no? Perché anche quando ho scartato il primo giocatore in aria, chi ha fatto il centro, il giocatore ha fatto un movimento un po' strano. Era un Umtiti, credo, giusto? O Semedo, boh, uno dei due. E Vermaelen a me mi ha colpito in positivo. Non so a voi No, 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 che no, siete no, della mia hai ragione. stella. Falta, Io manca però esperienza. Ma no, ma però Pietro c'ha ragione, se l'è fatto scappare poi lì l'uomo. Un Piqué, un Tití non si faceva anticipare No, sul gol. certo, sì, sono d'accordo, Sì, però anche lì evidentemente.
Domenica. Io farei anche un elogio. Un elogio a?